giornata di ieri una riunione importante di tutti i sindaci del territorio provinciale con il presidente della provincia Diego Rossi. Di che cosa si è parlato in questa riunione? Buongiorno a tutti, intanto è una riunione plenaria in videoconferenza naturalmente con i sindaci della provincia di Parma per condividere alcune riflessioni operative, amministrative sul provvedimento emanato a livello nazionale dal governo, dalla Protezione Civile per l'assegnazione delle risorse ai comuni per rispondere all'emergenza alimentare. È una necessità di confronto. Quante le risorse stanziate per Parma? A Parma siamo attorno ai 2 milioni di euro divisi tra i diversi comuni, naturalmente con una proporzionalità legata in primis alla popolazione residente per l'80% e con un 20% invece di riparto calcolato sul differenziale della media del reddito di ciascun comune rispetto a una media nazionale, quindi con un criterio di proporzionalità che quindi va poi ad attribuire a ciascun comune una quota di risorse. Naturalmente nel confronto di ieri mattina. In che modo verranno utilizzati i fondi? Ma allora, il provvedimento della Protezione Civile, intanto proprio perché arriva dalla Protezione Civile per rispondere a un'emergenza, lascia molta flessibilità alla possibilità di utilizzo da parte dei comuni, nel senso che l'obiettivo è quello di rispondere all'emergenza alimentare, all'urgenza alimentare che i cittadini possono avere in questa fase, no, di blocco e di chiusura ormai da quasi un mese, soprattutto per le attività anche piccole, commerciali, per chi ha lavori saltuari. Ci possono essere delle emergenze che magari fino a qui non avevamo ancora vissuto provvedimento, e in questo senso il provvedimento lascia ai comuni la possibilità di gestire o con dei buoni spesa o con la distribuzione di generi alimentari o con entrambi gli strumenti, anche con una forte valorizzazione del privato e soprattutto della rete del sociale, del mondo associativo del terzo settore. Quindi la platea anche un po' diversificata dei comuni del nostro territorio, diciamo che ognuno a seconda delle sue dimensioni e delle sue caratteristiche delle reti sociali sta studiando la calibratura ottimale rispetto alle proprie esigenze per partire subito. Questo però è la condivisione fondamentale di tutti: abbiamo queste risorse, le vogliamo spendere tutte e subito, velocemente, per dare questa risposta dove serve e a chi serve. Oggi l'obiettivo invece è raggiungere anche quelle classi sociali di medie e comunque un tempo che stavano sufficientemente bene, che magari hanno effettivamente difficoltà a trovare da mangiare, perché magari sono operai che adesso sono senza lavoro, piuttosto che commercianti o botteganti che non avevano una scorta di risorse economiche. Come individuare queste persone? Beh, naturalmente c'è una rete che è quella tradizionale, che è quella dei servizi sociali, che è quella appunto anche del volontariato, a cui però vanno aggiunti delle altre sentinelle, vanno aggiunte delle altre orecchie a terra, che in questo caso possono essere anche le associazioni di categoria, possono essere anche i patronati, cioè quegli sportelli che normalmente danno servizi anche di tipo fiscale ai cittadini, ma che in questa occasione possono diventare invece appunto campanello d'allarme o comunque strumento d'ascolto per recepire anche questo tipo di esigenze nuove. Lo possono essere anche, ad esempio, i punti vendita alimentari che oggi sono aperti e che possono quindi essere anche qui sicuramente punto di sensibilità molto forte per capire quali sono le criticità da affrontare. Le nuove persone che hanno bisogno, come possono fare per chiedere aiuto? Ma allora, in questi casi diciamo che gli amministratori hanno un ruolo fondamentale sul territorio, per cui a partire dai sindaci che sono in contatto naturalmente con la popolazione, questo soprattutto per i comuni medio-piccoli dove c'è una relazione diretta tra amministratori locali e cittadinanza, e insieme a questo naturalmente ancora di più comunque anche i servizi sociali, gli uffici comunali che fanno da le polizie locali, che fanno da interlocutore istituzionale, gli assistenti sociali, che fanno appunto da riferimento, dicevo, amministrativo. Anche però la rete del terzo settore può poi attivarsi raccogliendo queste istanze per trasferirle ai livelli anche della pubblica amministrazione, ai livelli anche politici oltre che tecnici. I fondi vengono dati l'80% sulla base degli abitanti, un 20% sulla base del reddito pro capite per ogni territorio e per ogni comune. Quali comuni che hanno avuto di più e quali quelli che hanno avuto di meno?
diciamo che questo consente di riequilibrare un po' le dotazioni. Infatti scorrendo i dati anche comune per comune è facile vedere che anche i comuni più piccoli della nostra provincia rispetto alla loro popolazione hanno comunque avuto una seppur piccola e prima disponibilità di risorse, ma comunque qualche cosa che consente di attivare una prima azione. È chiaro che oggi noi non sappiamo, almeno questo è un po' il riscontro di tutti anche nella videoconferenza di ieri con i sindaci, esattamente quale è oggi e quale sarà anche in prospettiva la platea effettiva di persone che hanno o di famiglie che hanno questo tipo di esigenza. Questi strumenti appunto ci serviranno anche per poter meglio definire l'ampiezza della platea, sapendo che abbiamo 10 giorni, 2 settimane al massimo per utilizzare queste risorse, aspettando poi e confidando in ulteriori interventi anche più generali, nazionali, da parte del governo in primis, che possano tener conto anche dell'esperienza di queste settimane con l'ascolto del territorio. Diciamo che ancora una volta ai sindaci è stato chiesto un impegno in più, un impegno e uno sforzo aggiuntivo che naturalmente nessuno di noi si è mai lesinato, tirato indietro. Ringrazio anzi in questa occasione tutti i colleghi sindaci, tutti gli amministratori dei nostri comuni, perché credo che anche in questa esperienza e forse ancora di più in questa esperienza si è dimostrata la capacità anche di stare insieme, di affrontare i problemi delle nostre comunità con anche gli strumenti nuovi. Ogni giorno noi ci vediamo con i sindaci, con i presidenti dei comitati di distretto, i loro vicepresidenti, con i presidenti delle unioni e i loro vicepresidenti, il coordinatore ANCI, il sindaco capoluogo, il presidente della provincia che coordina questa riunione, naturalmente per tenere quotidianamente insieme al prefetto un filo comune di ragionamento, di condivisione dei problemi, di ascolto e anche di condivisione di buone pratiche. Elettrotarofo Nuovo, un negozio moderno di televisori, frigoriferi, elettrodomestici e tanto altro. Ottimi prezzi a due passi da te, anche dopo la vendita. Se serve aiuto, veniamo anche a casa tua. Ci trovi in via Nazionale 127 Fornovo Taro, telefono 0525 2590. Uno dei castelli più belli d'Italia in uno dei borghi montani, secondo la CNN, più belli del mondo. E tu, lo hai mai visto il castello di Bardi? Panificio Fani. Sforniamo pane, ma non solo. Dal 1990 ci trovate a Fornovo, Medesano, Varano. Mora Noleggi. Noleggiamo attrezzature per tutte le vostre esigenze. Mini escavatori, furgoni, pale e tanto altro. Ci trovate a Fornovo Taro. Per informazioni www.moranoleggi.com. Hai difficoltà a trovare sulla tua TV tgparmense.net sul canale 88? Chiamaci e vienici a trovare. Ti aiuteremo a trovare una soluzione adatta. Vieni da Elettrotaro, si trova in via Nazionale 127 Fornovo. Il numero di telefono è 0525 2590. Questa è una video intervista telefonica con il presidente della provincia Diego Rossi in una situazione particolare come quella di questi giorni. Qual è il ruolo della provincia al tempo del coronavirus, presidente? Diciamo che prima di tutto il nostro ruolo oggi è un po' reinventato ed è giocato anche sul piano politico e delle relazioni amministrative e istituzionali, coordinando quotidianamente una videoconferenza con
con i sindaci che fanno da riferimento sul territorio, sono i sindaci appunto presidenti dei comitati di distretto, sociosanitari, i loro vicepresidenti, e i sindaci che presiedono le unioni, il coordinatore dell'ANCI che è il sindaco di Noceto, i sindaci dei due comuni più grandi del nostro territorio, Parma, Fidenza, partecipa anche il sindaco di Salso Maggiore, insomma una platea di una ventina di sindaci che quotidianamente si confronta per tenere poi i rapporti con i colleghi sul territorio. La provincia in questo ha un ruolo appunto di coordinamento, non dimentichiamo, anzi continuiamo poi a svolgere anche un ruolo importante per quelle che sono le nostre funzioni, penso in primis a quella della viabilità, che naturalmente anche se c'è un calo di traffico, ma le strade vanno monitorate, vanno manutenute, e quindi il nostro servizio viabilità è pienamente in attività per garantire la massima sicurezza della nostra rete viaria. Voglio ringraziare tutti i dipendenti della provincia che stanno continuando a svolgere il loro lavoro, insieme ad esempio anche a quelli della polizia provinciale, che peraltro in questa fase sta anche aggiungendo alle sue attività ordinarie anche un supporto all'interno del coordinamento dell'ordine pubblico che svolge la prefettura per il controllo della mobilità e dei transiti, così come previsto dai decreti nazionali. Sono oramai alcune settimane che stiamo combattendo questa battaglia contro il coronavirus. Dal suo punto di vista, qual è la situazione ad oggi in provincia di Parma? Ma siamo ancora in una fase sicuramente delicata. Ecco, tra i tanti ruoli che ancora la provincia ha, c'è anche quello di partecipare al comitato di crisi, al tavolo di coordinamento che il prefetto coordina e convoca ogni giorno alle 18, a cui partecipa la provincia, il comune di Parma, la protezione civile, l'ordine dei medici, i due direttori delle due aziende sanitarie del nostro territorio. Ecco, da quell'osservatorio mi sento di dire che in questo mese è stato fatto un lavoro straordinario dalla sanità della nostra provincia. Oggi noi abbiamo più di 1000 posti letto, tutti dedicati a Covid o sospetto Covid, ma ormai parliamo insomma di persone che hanno questo tipo di esigenza vitale, di esigenza sanitaria prioritaria, e a cui la nostra struttura sanitaria, in primis pubblica, ma devo dire nelle ultime settimane anche con l'ausilio e il supporto anche di quella privata, stanno dando una risposta strepitosa, veramente eccezionale. Stiamo vedendo negli ultimi 10 giorni un dato importante, che è quello degli accessi al pronto soccorso, che ha visto 10 giorni fa il momento forse di crisi maggiore, di difficoltà maggiore, con quasi 200 accessi in un giorno. Oggi il dato che abbiamo è in netto calo di accesso, si stanno riducendo i trasporti del 118. Questi sono indicatori che testimoniano come le misure di riduzione del contatto sociale hanno dato risultati, stanno dando risultati, ma i numeri che vi dicevo comunque oggi dell'impegno sanitario delle nostre due aziende pubbliche, dei medici, degli infermieri, di più di 1000 ospedalizzati su questo tema, ci dicono che siamo ancora un po' lontani forse dalla fine di questo momento emergenziale, ma in una fase governata e che quindi dà una prospettiva di vedere comunque una luce, ecco, e questo credo che sia importante anche da trasmettere ai cittadini, per dare conto anche dello sforzo che i cittadini hanno fatto e per ringraziarli della loro attenzione e responsabilità. Averla avuta, continuare ad averla, rispettare le norme igienico-sanitarie, le norme che ci vengono date, aiuta il mondo della sanità, ma aiuta tutti noi come comunità a far sì che questa luce si avvicini ogni giorno un passo in più. La situazione in certi momenti è stata davvero difficile. Ci sono stati momenti così difficili che gli è venuto da dire: oh mio Dio, come andrà a finire? Ma guardi, momenti di sfiducia proprio così nera, no, perché abbiamo sempre avvertito la capacità della nostra sanità pubblica di essere in grado anche nei momenti più difficili di trovare delle soluzioni, di organizzarle e grazie ai suoi professionisti di metterle in pratica. 10 giorni fa il momento più difficile, l'ora più buia, questa espressione che ogni tanto abbiamo letto sui giornali, ma come sempre credo che le nostre comunità, i nostri uomini, le nostre donne, a tutti i livelli, dalla sanità a quelle delle istituzioni fino a tutti i cittadini, hanno saputo reagire. Sapremo reagire fino in fondo per superare oggi ancora l'emergenza sanitaria, guardando anche al dopo. Io credo che questa tenacia noi la dovremo adottare e ancora di più tenerla presente per costruire anche la
la ripresa, perché poi ci sarà anche un tema di ripartenza che sarà altrettanto importante. In questo periodo in cui ha fatto il coordinamento a livello provinciale avrà avuto contatti con tante persone. Chi ha chiamato? Chi l'ha chiamata e perché? Quali le persone più importanti che ha sentito e con cui ha avuto contatti? Ma naturalmente c'è un contatto quotidiano strettissimo, dicevo, con tutti i sindaci. Lo rimarco ancora una volta perché sono i colleghi quelli che vanno meno sui giornali, ma quelli che poi sono più importanti per realizzare le cose. Quindi prima di tutto il contatto quotidiano con tutti i sindaci della nostra provincia, con il sindaco capoluogo, il sindaco di Parma, Pizzarotti, che naturalmente ha un ruolo non solo locale ma anche nazionale, politico importante. Un collegamento costante con il presidente Bonaccini e con i suoi collaboratori, il sottosegretario alla giunta, il capo di gabinetto, il commissario straordinario Venturi, l'assessore Donini, la nostra Barbara Lori anche, che comunque seppur con i suoi problemi noti, no, dalle cronache anche giornalistiche, ma ha saputo reagire anche lei. Ecco, tutto questo livello si è tenuto e si tiene costantemente in contatto con noi, con la provincia, con i sindaci, con il territorio, e credo che anche questo faccia parte di quella capacità di resilienza e di organizzazione che ha dato buona prova di sé anche in questo frangente. E a livello più alto, come ad esempio verso il governo, quali contatti? Passano attraverso la regione, ci sono stati alcuni contatti anche diretti, personali, con il sottosegretario Zampa alla sanità, passano attraverso la regione fondamentalmente, sì, e attraverso il prefetto, che in questa anche in questa crisi naturalmente ha, per il suo ruolo e per i compiti anche che gli sono attribuiti, un ruolo di snodo fondamentale nella gestione. La provincia ha avuto un ruolo importante fino ad ora nella gestione di questa emergenza, lo ha tuttora. Quale il ruolo della provincia in futuro, quando l'emergenza sarà finita? Ma io credo che in questa fase ancora una volta si è dimostrato che il ruolo dell'ente intermedio, dell'ente provincia, è in realtà ha dimostrato la sua utilità. Ecco, mi permetto di dire questo. Noi stiamo anche fornendo in questa fase, cerchiamo di fornire ai comuni un supporto che è anche di tipo legale, che è di tipo di interpretazione dei provvedimenti. Siamo a disposizione nella gestione delle gare anche in questa fase, perché comunque le pubbliche amministrazioni devono andare avanti, non ci siamo fermati nella nostra operatività. La riflessione quindi diventa anche politica, lo abbiamo già detto in tempi di pace, quando non eravamo in emergenza coronavirus, ma l'esperienza di questi anni e ancora di più di questi mesi ci dimostra che il coordinamento a livello provinciale è importante, è utile, seppur oggi ancora, se vogliamo, limitato per il ruolo che hanno attualmente le province, ma io credo che questo percorso rafforzi la necessità di una riflessione che verrà fatta a tempo e a modi dovuti. Quando saremo nella fase della ricostruzione, dovremo pensare anche alla ricostruzione istituzionale. In questo triste periodo i messaggi che passavano sui social media hanno vissuto un'evoluzione tipo a parabola inversa. Un primo periodo in cui la contrapposizione politica era forte, le critiche forti, un periodo che corrisponde a quello di massima emergenza e maggior difficoltà, in cui c'era una maggiore armonia e comunitaria, quindi c'era un messaggio anche politico un po' più compatto e unito, e adesso di nuovo stanno tornando fuori contrapposizioni politiche, differenze importanti e anche a volte insulti, odio. Questo tipo di clima lo ha sentito anche all'interno del coordinamento dei sindaci, tra sindaci di diversi colori politici, o c'è maggiore armonia? No, il confronto, come giustamente deve essere in questa fase, è tutto sul piano istituzionale ed amministrativo, e quindi vedo da parte di tutti i colleghi sindaci questo orientamento e questa propensione. Poi ciascuno di noi ha le sue appartenenze, le sue sensibilità, le opinioni, ed è giusto che sia così, ma nell'affrontare gli argomenti e i problemi e le questioni che riguardano in particolare ovviamente questa crisi, c'è la volontà e l'approccio di tutti orientata ad affrontare i problemi e a risolverli.
abbiamo deciso di dedicare lo spazio a Marcord riportandovi alcune notizie del telegiornale simmetrico dell'anno scorso. Quindi torniamo indietro di un anno, come per farvi vedere quanto si è cambiato il mondo e quali siano le notizie e quanto siano diverse le notizie di un anno fa rispetto a quelle di oggi. È passato un anno, ma anche tornando indietro anche di poche settimane, il mondo è davvero cambiato. Speriamo che al più presto possa tornare alla normalità. Passiamo alla prossima notizia, che sarebbe in effetti la notizia numero uno di un telegiornale, che è la chiusura di Ponte Vetrione, che si trova tra i comuni di Varsi e di Vardi lungo la provinciale della Valceno, l'arteria più importante della valle. Chiuso nel pomeriggio di ieri, ancora oggi i disagi sono tanti, perché il ponte ad oggi è ancora chiuso. Vi lasciamo al servizio che segue, ma vi saranno altre notizie dopo il servizio e poi se ne arriveranno anche in seguito all'interno del telegiornale. Viabilità in Valceno davvero difficoltosa dal pomeriggio di ieri, 4 aprile, quando è stata decisa la chiusura del ponte Vetrione sul tratto di provinciale tra Vianina e Varsi. Per chi deve andare quindi verso Varsi e Bardi è necessario percorrere strade diverse e lo stesso vale anche per chi deve scendere da Varsi e Bardi verso Varano, Fornove e Parma. Secondo quanto ci ha riferito il delegato provinciale alla viabilità Giovanni Bertocchi, la ditta che stava provvedendo ai lavori di consolidamento di uno dei piloni ha dovuto interromperle per le abbondanti piogge. La diga di ghiaia che avevano creato per deviare l'acqua lontano dal pilone oggetto dell'intervento ha ceduto, così i lavori sono stati interrotti, ma soprattutto è nata la paura che la corrente impetuosa potesse peggiorare la situazione. Dopo alcune valutazioni si è deciso per la chiusura. Sul posto diversi gli operatori della provincia presenti, dalla polizia provinciale ai cantonieri. Sul versante di Varsi il presidio era a cura dei carabinieri del territorio. Due percorsi alternativi, quello che passa per Bore per i mezzi sopra i 35 quintali e quello che invece passa per il ponte della Marena per i mezzi sotto i 35 quintali. Nel pomeriggio siamo stati sul posto e abbiamo avuto modo di constatare la presenza degli operatori della provincia, la chiusura della strada, ma anche la difficoltà nel transitare lungo la via alternativa. Sul posto presente anche un funzionario della TEP che stava cercando di far passare al di qua del fiume due corriere fermi alla variante. Inquietanti le immagini dell'avvallamento sul ponte, ma soprattutto dell'inarcamento della soletta in cemento armato del marciapiede. Si spera comunque che con il bel tempo e la riduzione del livello delle acque del fiume Ceno si possa tornare sul posto nuovamente con i mezzi meccanici e deviare nuovamente il flusso dell'acqua lontano dalla pila compromessa, sperando che nel frattempo l'acqua non abbia provocato danni ulteriori. Nella migliore delle ipotesi, già da domani il ponte potrebbe essere utilizzabile. Ed ecco già due aggiornamenti sulla situazione del ponte della Valceno. Intanto vi precisiamo che su paramesse.net ieri avevamo detto che la strada della Marena non era segnalata, e invece questa mattina ci siamo accorti che sono state effettuate le segnalazioni, quindi sono presenti i cartelli indicatori che permettono di prendere il ponte della Marena per aggirare l'ostacolo di Ponte Vetrione che è interrotto. Ed è proprio questa la prima notizia che diamo in aggiunta a quelle già dette all'interno del servizio e che riguarda la viabilità alternativa, un comunicato della Polizia Municipale di Varano Meligare che ci dice che per i veicoli sotto i 35 quintali le autovetture, solo queste, perché la strada abbiamo fatta ieri è davvero impegnativa da percorrere con mezzi più grossi, sia per la tortuosità ma anche per la strettezza della strada e anche perché ci sono pezzi ripidi in salita e in curva. Sta di fatto che le autovetture dirette a Varsi provenienti da Varano possono utilizzare la viabilità alternativa con il ponte che da località Volta di Varano porta a località Marena di Solignano, detto anche Ponte di Specchio, transitando da località Zibeli e uscendo sulla provinciale 112, quella che porta a Pessola, e ritornando così sulla provinciale 28 appena dopo il ponte chiuso. Invece per i veicoli oltre i 35 quintali vi assicuro che su quella strada non riuscirebbero a passare, bloccherebbero tutto il traffico. Gli unici percorsi possibili sono dal passo del Pellizzone, quindi attraverso il comune di Bore, e dal passo Santa Donna per chi viene invece dall'Alta Valtaro, da Borgotaro, per raggiungere Varsi e Bardi ovviamente in Valceno. Questo per ciò che riguarda la viabilità. L'altra comunicazione invece riguarda il trasporto pubblico passeggeri. Abbiamo cercato sul sito della TEP, ma non c'è nessun riferimento alla chiusura di Ponte Vetrione, quindi quali sono diciamo i disagi che si potevano venire a creare.
Abbiamo quindi chiamato il numero verde e ci hanno spiegato che il servizio sarà svolto regolarmente. Ci saranno dei pulmini navetta che caricheranno le persone in località Ponte Vetrione, nella zona della variante, li porteranno attraverso la strada della Marena fino al ponte della Marena, quello di cui parlavamo prima, dove li attenderà il pullman che li porterà verso Parma. Stesso percorso, ma in senso contrario, invece per il ritorno. Quindi non dovrebbero esserci degli ritardi particolarmente impegnativi, perché la strada è molto tortuosa, ma diciamo che ci vogliono una decina, quindicina di minuti in più, non delle mezz'ora o delle ore intere come gli altri percorsi. Veniamo quindi al prossimo servizio, un altro servizio di cronaca che parla di Gaiano, dove nella notte tra mercoledì e giovedì è andato in fiamme un pezzo della casa della carità della frazione con le chiese. Un incendio si è sviluppato alla casa della carità di Gaiano nel comune di Collecchio nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 aprile. Particolarmente impegnative le operazioni di spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco di Parma che sono arrivati con una squadra. Ancora più impegnative le operazioni di evacuazione degli ospiti della casa ad opera delle assistenze pubbliche e Croce Rossa del territorio, soprattutto quelle del nostro territorio, presenti l'evacuazione con ambulanze dell'assistenza volontaria di Collecchio, della Croce Verde Fornovese e della Croce Rossa di Medesano. Siamo stati sul posto il giorno seguente e abbiamo ripreso le immagini che state vedendo. Il fuoco è partito dal garage sottostante la struttura e si è alzato verso alcune camere degli ospiti. Fortunatamente nulla di grave per nessuno, solamente un po' di disagio per anziani e disabili presenti in struttura. Ed ora un altro servizio di Cesare Groppi che ci parla della inaugurazione della Casa della Salute a Fornovo avvenuta ieri mattina sotto una scrosciante pioggia. In una mattinata dove arriva l'auspicata pioggia, con la benedizione di Don Massimo e la simbolica posa in opera della prima pietra di un nuovo edificio, tra un anno il polo sanitario di via Solferino Fornovo si trasformerà in Casa della Salute. Una struttura sanitaria dove i cittadini del territorio avranno a disposizione l'assistenza per le cure primarie, pediatriche e di salute mentale. Per Fornovo, un'idea ventennale che si sta concretizzando anche per il concreto impegno della giunta del sindaco Grenti. È stato un impegno costante, assiduo fin dalle prime battute e quindi per quello che dicevo che sentiamo l'obiettivo anche un po' nostro. Però diciamo che non c'era stata solo una volontà da parte dell'amministrazione, ma un gioco di squadra partendo dai medici di medicina generale e l'azienda sanitaria e quindi l'amministrazione non poteva assolutamente che cercare di incentivare e trovare le sinergie giuste per arrivare a questo risultato, compreso quella di individuare nuovi standard di parcheggi da restituire all'utenza perché quelli esistenti erano insufficienti. Quindi la collaborazione con RFI ha consentito di poi individuare all'interno dell'area del polo sanitario esistente anche lo spazio per la Casa della Salute. Per il polo sanitario di Fornovo si tratta non solo di un quarto edificio a tre piani con una superficie di 500 metri quadri, con 11 ambulatori tra medicina generale, pediatria di famiglia e di comunità, ambulatorio infermieristico e sala d'attesa, ma anche sulla strada dell'utilizzo delle energie rinnovabili, l'installazione di pannelli fotovoltaici da 4.800 kWh ad emissione zero sul tetto della palazzina, sede del servizio veterinario e igiene pubblica. Assolutamente in linea, in considerazione dell'adesione al PAES da parte del piano di azione sulle energie sostenibili che abbiamo sviluppato fin dal primo mandato, che ci ha portato poi all'adozione anche di un regolamento urbanistico che impone, tra virgolette, anche di adottare delle misure di contenimento delle emissioni e quindi sicuramente questo risponde ad uno degli obiettivi ambientali che ci eravamo posti. Grazie.